Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Da qualche tempo non ci si vedeva, ho lasciato trascorrere un po' di tempo anche perché è stato il periodo natalizio, ma oggi eccoci qui a parlare di un nuovo cofanetto dedicato a Harry Potter. In uno degli ultimi unboxing avevo fatto semplicemente accenno a questo cofanetto e prontamente non si sono fatti mancare i vostri commenti e le vostre richieste di poter vedere uno per uno i libri contenuti. Partiamo col dire che questo cofanetto è stato stampato e lanciato al pubblico nel 2018 dalla casa editrice olandese De Harmony, cofanetto che viene stampato in occasione del 20° anniversario della pietra filosofale. I libri contenuti in questo cofanetto ovviamente non sono una novità, anche perché gli stessi erano stati già stampati in versione tascabile qualche mese prima. Unica nota dolente è che il nostro bellissimo cofanetto, una volta finite le prime copie stampate, non fu più ristampato. Questo era stato anche comunicato in precedenza dalla casa editrice The Harmony, ed infatti, dopo ormai 5 anni, questo cofanetto è davvero difficile da trovare in commercio. L'unica alternativa è quella di rivolgersi al mercatino dell'usato, anche se devo dire che i prezzi sono abbastanza elevati, se si riesce sempre a trovare. Il prezzo del cofanetto, quando fu pubblicato, era, se non erro, di 119 euro. Ma non perdiamoci più in chiacchiere e andiamo a scoprirlo in ogni suo minimo dettaglio. Il cofanetto è davvero magico, infatti al suo interno possiamo trovare una serie di incantesimi che lo vanno a ricoprire in tutto e per tutto. Nella parte superiore troviamo il logo Harry Potter e il nome della casa editrice, appunto, The Harmony. Nella parte posteriore il logo dei 20 anni di magia e nella parte inferiore il logo della Wizarding World. Passiamo ai libri. Ovviamente partiamo come sempre dal primo, Harry Potter e la pietra filosofale. Qualcuno di voi già conosce questi libri perché possiede la versione tascabile. Questi invece si presentano tutti in copertina rigida, anche se non hanno una sovracoperta. Primo libro che si presenta così: un cielo che si sta annuvolando, quindi ci lascia intendere che qualcosa sta succedendo. Almeno questa è la mia interpretazione. In copertina troviamo ovviamente il nome dell'autrice, il logo Harry Potter e la pietra filosofale e il nome della casa editrice. All'interno, o il retrocoperta, riprende in tutto la copertina del libro, ma il colore riprende il font di Harry Potter. In questo caso Harry Potter è di colore rosso e al suo interno infatti troviamo nuvole, ma di color rosso. Dello stesso colore anche il segnalibro posto all'interno del libro. All'interno di ogni libro non troveremo alcuna illustrazione. Passiamo al secondo volume, La Camera dei Segreti. Questa volta in copertina troviamo il basilisco, libro in totale color verde, con font questa volta dorato, e l'interno del libro, infatti, è dorato, come anche il segnalibro che vi mostro. Molto bella questa copertina che appunto va a richiamare l'elemento principale del libro, ossia il basilisco che si trova all'interno della Camera dei Segreti. Il terzo libro, invece, Il prigioniero di Azkaban, ci rappresenta appunto la prigione di Azkaban. Nel fronte possiamo vedere tutti i vari mattoni e sul retro riusciamo anche a intravedere una piccola finestrella. Il fonte del libro è in azzurro, o il fonte di Harry Potter, e infatti il suo interno è in un azzurro molto molto luminoso. Il segnalibro questa volta invece di essere azzurro è una tonalità un po' più scura, quindi andiamo sul blu. Passiamo al quarto volume, dove in copertina troveremo una delle prove del torneo Tre Maghi, infatti copertina che riprende l'ultima prova, ossia quella del labirinto. Faccio vedere anche il retro. Il font
Questa volta è di color violaceo e il suo interno, infatti, è quasi metallizzato, viola metallizzato. Segnalibro, in questo caso, color viola. Mi sono reso conto di non aver menzionato l'autore di queste copertine. Credo sia l'olandese Erik Krik. Spero di averlo pronunciato bene. E vi devo dire con tutta sincerità che più guardo queste copertine, più mi piacciono. Davvero tanta fantasia nell'illustrare questa edizione. Passiamo al quinto volume, dove troveremo una fenice gigantesca che ricopre l'intero libro. Bellissimo il modo di rappresentare questa fenice come se fossero delle fiamme. Appunto, tutti sappiamo che le fenici rinascono dalle proprie ceneri. L'interno, il retrocoperta, ovviamente in verde, e anche il segnalibro che vi faccio vedere. Spero di riuscirci. Ultimi due volumi, il sesto, Principe Mezzosangue, che mi porta un po' a pensare che questo sia il pensatoio. Infatti, grazie al pensatoio, Harry verrà a conoscenza della creazione degli Horcrux. Il font è un rosa metallizzato e il retro copertina è in rosa. Segnalibro, anche questo in rosa. Passiamo all'ultimo tomo, che è Harry Potter e i doni della morte. In questa illustrazione ci troviamo nella foresta, dove avverrà infatti l'ultimo scontro con Voldemort. Il fonte è in arancio, e la foresta che troviamo retrocopertina è in arancio, e segnalibro, diciamo che è leggermente diversa dell'arancio, è in giallo questa volta. Hanno cambiato un po' il colore. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Abbiamo visto tutti i 7 libri contenuti in questo splendido cofanetto dell'edizione olandese per i 20 anni. Come vi ho detto, è molto difficile reperire questa edizione. Purtroppo ci si può solo affidare al mercatino dell'usato o qualcuno che la vende di seconda mano. Qualche tempo fa mi capitò qualche copia anche su eBay, ma a cifre veramente proibitive, parliamo di roba come 500 euro. Io lasciai perdere, ho aspettato e alla fine, diciamo, sono stato premiato. Però se davvero volete che questa edizione faccia parte della vostra collezione, credo che bisogna spendere un po'. Che non siete veramente fortunati e riuscite a trovare qualcuno che ve la venderà al prezzo di copertina o poco più. Bene, per oggi siamo arrivati alla conclusione. Vi lascio solo una domanda: qual è la vostra copertina preferita? La mia è quella del Calice di Fuoco, ossia il labirinto della prova tre maghi. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se non siete ancora iscritti al canale, questo è il momento giusto per farlo. Commentate e qualora vogliate potete anche seguirmi alla mia pagina Instagram ThePotterBook85. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!